Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la domenica in diretta alle 19 per due ore con i risultati, le classifiche e i commenti sul calcio dilettantistico siciliano, dalla Serie D sino alla prima categoria, con la finestra da quest'anno del calcio a 5 che è seguitissima già dalla scorsa settimana quando abbiamo inaugurato questa quinta stagione qui su Video Mediterraneo. Allora devo subito salutare il debutto di Antonio Rapisarda che curerà il campionato di promozione. Ti vedo assolutamente pallido perché è un tuo debutto televisivo, ma come tu ben visto è qui una bella famiglia, quella di Penalty, vero. E quindi ti hanno accolto bene, no? Sì, sì, sì. Buonasera Ettore. Buonasera. Grazie di questa bella opportunità. Sì. E tra l'altro, volevo, perdonami se ti interrompo, volevo salutare Globus Magazine, sì, esatto. Dove tu insomma lavori e sei anche il conduttore di una trasmissione radiofonica su questa radio web importante, in onda il lunedì. Lunedì, esatto. Però parli del Catania, sì, qui sì, invece sì. Sarai costretto a parlare soltanto del calcio dilettantistico. Esatto, campionato promozione. Benissimo, ok, aspetta un attimo perché devo invitare, devo salutare gli ospiti, lo faccio subito perché sono venuti a trovarci il segretario dell'AIAC di Ragusa, Gino Giacchi. Buonasera mister, come sta? Tutto a posto? Poi ci deve fare un ricordo su Beppe Borgese, sì, bene, mi è venuto in ritardo e quindi sono costretto a ricordare comunque la bella figura di Beppe. E poi abbiamo il presidente di una squadra di prima categoria, ovvero Scicli 2013, presidente Bartolo 25. Buonasera presidente, come è andata oggi con questo derby? Male, male. Male in che senso? Il risultato? Male. Male. 1-1. Male. Non è un risultato negativo, eh. Male forse perché in un derby è negativo. Ah beh, non derby, l'importante è che non ci siano state altre cose che non hanno niente a che vedere con il... Ma questo è il martedì, lo credo sui... Addirittura? Sì, sì. Questa volta scoppiettante questa prima categoria, va bene, ok. Allora, prima di fare i commenti sul girone A e sul girone B, devo parlare subito con Federica che ci dà subito il quadro dei risultati del campionato di promozione appunto del girone A. Ok? Vai, girone A del campionato di promozione e poi subito il commento di Antonio. Ares Menfi, Borgata Terrenove, 5-0. Audace Partinico, Castellammare, 1-1. Bolognetta, Real Finale, 3-0. Cefalù, Città di Carini, 1-0. Monreale, Provilla Abate, 3-3. Nuova Sancis, Città di Casteldaccia, 1-0. Riviera Marmi, Prissi, 2-0. In classifica il Riviera Marmi in testa con 10 punti, possiamo vedere la schermata e nel frattempo anche sentire il commento tecnico di Antonio. Allora, sì, questo girone A. Abbiamo un girone molto, molto equilibrato, è anche vero che le prime stanno vincendo, stanno allungando tantissimo la classifica, soprattutto il Riviera Marmi e la Nuova Sancis stanno cercando con la loro qualità, del loro organico, cercando di scavare proprio un solco nella zona che... Nuova Sancis tra l'altro una squadra che l'anno scorso era ancora in prima categoria. Esattamente, esattamente, una squadra che si è rinforzata questa estate e ora sta cercando di fare la differenza anche in questo campionato. È una situazione un pochettino più critica invece in coda con la Borgata Terrenove che è ancora a 0 punti, una squadra che magari ha ancora qualche cosa dal punto di vista tecnico molto carente. Da sistemare? Sì, sì, sì. Vabbè, sì, siamo sì. Però ancora soltanto alla seconda giornata, no? O meglio, alla quarta giornata? Sì, 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 vero. È un campionato molto equilibrata, la giornata di oggi, la quarta giornata, lo evince la vittoria del Riviera Marmi e della Nuova Sancis, oltre che anche alle vittorie dell'Ares Melfi e del Cefalù, che in casa hanno fatto la differenza, tant'è che hanno fatto un passo decisivo per la salvezza, stanno cercando di far bene il loro esattamente. Benissimo, allora a questo punto passiamo al girone B sempre del campionato di promozione, Federica ci dà il quadro e poi lo commentiamo naturalmente con Antonio e anche con i nostri ospiti, con Gino Giacchi insomma che è un grande intenditore del calcio dilettantistico. Federica. Città di Sant'Agata di Militello, Sinagra, 4-0. Città di San Filippo del Mela, Città di Messina, 0-1. L'Iniziativa, Ionica, 2-2. Merì, Torre Grotta, 0-1. Messana, Città di Mistretta, 0-1. Pistunina, Camaro, 4-2. Sant'Angiolese, Barcellona, 2-0. Riposa l'Acqua Dolcese. Allora, da sottolineare in questo girone prettamente messinese, questa città di Sant'Agata di Militello che con 10 punti pilota la classifica, tra poco vedremo anche la schermata, il commento di Antonio. Beh, anche questo è un girone molto simile al girone A.
un campionato dove la città Sant'Agata di Militello sta facendo veramente la differenza insieme alle altre contendenti al titolo. Sono 5 squadre, tutte e 5 vogliono vincere, sono fortissime. Abbiamo anche città di Messina che ha vinto in trasferta, città di Mistretta, il Torre Grotta, sono tutte squadre che hanno voglia di vincere e di rifarsi anche di un campionato che l'anno scorso non li vedeva nei primi posti. Bella partita, scoppiettante, questo 4-2 di Pistonina e Camaro 69, bellissima partita, hanno stato spettacolo sugli spalti anche in campo. Una bellissima partita. Bella. Sì, vince il calcio, questa è la cosa migliore penso per lo sport. Perfetto, mister Giacchi, il messinese insomma è un girone sempre molto difficile, ci sono sempre squadre agguerrite, lo diceva giustamente anche Antonio, a dimostrazione che Messina voglia sempre continuamente di emergere, anche se poi a livello professionistico insomma qualche piccolo problema esiste. Volevo precisare che sono il delegato regionale dell'Associazione Italiana Calciatori. Sì, vabbè, questo l'avevamo detto, l'ha messo segretario, vero? Effettivamente. No, il delegato regionale, Associazione Italiana Calciatori e non allenatori. Ah, ok, ecco. Allora errore mio tecnico, ecco. Mi sì, perdoni. Questo solo perché faccio parte anche del Consiglio Direttivo Regionale della Giusta, PDC, giusto chiarimento, giusto chiarimento. Mio ruolo. Naturalmente il discorso del campionato del Messinese, intanto la provincia di Messina è una provincia molto ricca come squadre di calcio, sia a livello di eccellenza che tanto di promozione, tant'è che nella stesura dei gironi diciamo Messina la fa da leone, perché c'è un girone, tutto suo. Per non parlare poi quella della parte orientale, della Riviera Ionica, certo. Diciamo che ci sono anche molte squadre lì. Sicuramente ci sono molte squadre che si stanno affacciando, tipo il Sant'Agata di Militello, che è una città, una squadra che ha un po' di tempo che è fuori dai campionati di vertice, e questo invece questa volta mi pare che sembrerebbe sulla buona strada per questa stagione. Sulla buona strada. Così come anche la grande diciamo, popolazione, il grosso numero di abitanti che ha Messina, diciamo, mette nelle condizioni le squadre di fare organici di un certo livello. Tra l'altro in questo girone c'è anche il Camaro, no? Che è insomma, una società storica, sì, storica, un quartiere di Messina che ha sempre avuto belle squadre. Sia come settore giovanile, che ha sempre fornito molti giocatori alle varie rappresentative regionali, sia anche a quella juniors regionale, e diciamo è una società che lavora molto con gli indigeni locali, diciamo fa tanto. Bene, a questo punto parliamo del girone C del campionato di promozione. Federica, subito con i risultati di questa quarta giornata di andata. Atletico Pedara, Città di Mascalucia, 1-1. Biancavilla, Belvedere, 2-0. Belpasso, Città di Catania, 0-1. New Pozzallo, San Gregorio, 1-3. Real Aci, Real Città di Paternò, 0-0. Real Avola, Adrano, 3-1. Sporting Trecastagni, Aci Sant'Antonio, 3-0. Riposa il Pachino. Allora, da sottolineare questa quarta vittoria consecutiva del Biancavilla, sì. Neopromossa nel campionato di promozione. E c'è capolista. 12 punti. Bisogna tanto di cappello. Tanto di cappello, sì. Chapeau, di fronte a una squadra che sta facendo la differenza. Come magari non è buona la prima, ma poco ci manca, perché è una squadra che magari è partita in sordina, ma sta facendo la differenza durante il campionato. Adesso vedremo però, perché il campionato certamente siamo soltanto alla quarta giornata, sta già dando insomma i suoi primi riferimenti, però una buona campagna acquisti come quella giustamente del Biancavilla sicuramente fa tanto. Presidente, io insomma poc'anzi mi ha un po' spiazzato sul fatto che in prima categoria ci possono essere anche dei battibecchi prima, dopo, durante gli incontri. In promozione non è da meno, però io credo che bisogna fare in modo che le partite iniziano e finiscono e poi c'è una stretta di mano. Non dico c'è il terzo tempo, però è anche vero che se lei mi viene troppo amareggiato rischiamo poi dopo di trasmettere un messaggio sbagliato. Sì, su questo sono d'accordo. Perché poi bisogna anche guardare avanti. Lei ha detto però che le partite finiscono a fine tempo. Sì.
Noi domenica scorsa la partita Floridia l'abbiamo finita a fine primo tempo, quando sull'1-0 per lo Scicli siamo stati chiusi negli spogliatoi. Ai. L'arbitro si è spaventato e poi nel secondo tempo la partita è finita 3-1. Per loro? Per loro, certo. Quindi è giusto che le partite si finiscano diciamo nei tempi regolamentari, però non è giusto che si finiscono in base ai campi però, di gioco, Presidente, in base ai campi di gioco. Mi parla di un campionato di prima categoria, più si va avanti, ma non cambia niente. Ma più si va avanti bisogna essere un po' più organizzati mentalmente. La promozione per esempio è un campionato, e qui insomma mister Giacchi me lo conferma, dove comunque non bisogna pensare al male di una partita. Mi ascolti, non per essere presuntuoso, noi la società l'abbiamo creata nel 2013, sì. E l'ex Scicli Calcio 64, io 40 anni e 20 anni, 25 anni che navigo nel calcio, nel settore, sì, dello Scicli, settore quando c'era il dottore Guccione, quando lo Scicli era la prima squadra in provincia di Ragusa. Quindi non mi venga, cioè conosco la promozione, conosco perché Scicli l'eccellenza, ma dovrebbe conosco, ma ci può stare, Scicli può stare in eccellenza, può stare in Serie B, quando come si dice, l'unione fa la forza, ma purtroppo a Scicli è il contrario. Sappiamo benissimo cosa sta succedendo a Scicli con tre squadre. Benissimo, allora proprio riguardo al girone C, sì, scontro importante tra Sporting Trecastagni e AC Sant'Antonio. AC Sant'Antonio che con questa sconfitta un po' ha rivoluzionato probabilmente i progetti iniziali. Penso proprio di sì, un campionato di metà classifica che non si addice tanto a questa squadra aveva ambizioni ben più alte. Invece questo Sporting Trecastagni continua a macinare vittorie. Guardiamo il servizio di Achille Teghini. Le reti di Giacone, Abate e Satar regalano un altro successo allo Sporting Trecastagni, che batte la AC Sant'Antonio per 3-0. Allo stadio La Carlina di Trecastagni, nel match valido per la quarta giornata del campionato di promozione, si sono sfidate due squadre che si erano già incontrate in Coppa Italia con i gialloblu, che avevano vinto anche in quell'occasione. A dispetto del risultato finale, il match è comunque equilibrato, con gli ospiti che cercano di portarsi in vantaggio fin dai primi minuti, colpendo una traversa e impegnando seriamente il portiere gialloblu Ravasco. A passare in vantaggio però è lo Sporting Trecastagni al 17° minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Giacone castiga D'Antone con un potente rasoterra che si insacca sulla sinistra. Finale di primo tempo elettrico, con l'arbitro Battiato 10 Reale che spelle per proteste vaste della AC Sant'Antonio. Nella ripresa, lo Sporting Trecastagni di mister Luca Di Gregorio prova a sfruttare la superiorità numerica, ma l'agonismo in campo crea scintille e ancora una volta l'arbitro è costretto ad espellere. A finire anzitempo negli spogliatoi sono Cantarella della AC Sant'Antonio e Sebastian Russo dello Sporting Trecastagni. La partita prosegue in 10 contro 9 e il Trecastagni passa ancora. Il bomber dei gialloblu Simone Abate compie un'altra prodezza, realizzando in acrobazia il raddoppio al minuto 55. Sporting Trecastagni, padrone del match. Nei minuti finali, poi, l'AC Sant'Antonio del tecnico Lucio Tosto prova a tirare fuori l'orgoglio, ma il reparto difensivo dei padroni di casa regge bene. Così, al minuto 82, con gli ospiti sbilanciati, Inserra parte palla al piede dalla propria metà campo, servendo in mezzo Idrisu Satar, che chiude il match sul 3-0. Con questa vittoria, il Trecastagni balza al terzo posto in classifica con 7 punti. Nel prossimo turno, i gialloblu saranno ospiti del Città di Mascalucia. Sì, sono contento per la vittoria, per i punti, oggi non tanto invece per il gioco, per l'approccio alla partita. Siamo partiti male, la AC Sant'Antonio forse meritava di passare in vantaggio, ha preso un paio di legni, quindi siamo partiti forse scarichi, non lo so, non può capitare, ecco, dopo un mese abbiamo tenuto bene il campo, le partite, oggi siamo entrati un po' in maniera diversa. Per noi è stato più semplice, quindi sempre con l'uomo in più, e poi abbiamo chiuso la partita sul 3-0, però ecco, primo tempo salvo poco, solo il gol, ecco, non voglio questo tipo di prestazione, voglio un atteggiamento diverso, più sportivamente ecco, più cattivo, ecco, perché la AC Sant'Antonio, ripeto, ha giocato meglio di noi nella prima parte della gara. Ma già in Coppa Italia avevamo avuto modo di giocare con la AC Sant'Antonio, che è una squadra sicuramente molto ostica, però anche oggi insomma, abbiamo dimostrato sul campo di valere qualcosa in più.
Ma una punizione provata in settimana, dettagliata, con i miei compagni, dico sempre è andata bene. Il risultato è stato positivo, abbiamo sbloccato una partita che i primi 20 minuti abbiamo sofferto moltissimo. Il Sant'Antonio ci ha messo alle strette, però dopo la punizione dico che abbiamo reagito bene e poi abbiamo portato il risultato a casa. Bella vittoria dunque dello Sporting Trecastagni. Una battuta per chiudere su questo girone C? Il Belvedere, che è una squadra che è partita anch'essa sì, con delle ambizioni importanti, oggi ha perso col Biancavilla e la prossima settimana ha un altro scontro importantissimo contro il Real Avola, non può più sbagliare. Real Avola, che mi dicono insomma che quest'anno ha allestito una buona squadra, tra poco anche il mister Giacchi ci darà qualcosa. Subito il girone D, chiudiamo la promozione, Federica. Canicattì, Ravanusa, 1-1. Casteltermini, Atletico Caltanissetta, 1-1. Comiso, New Team Ragusa, partita rinviata. Polisportiva Palma, Aragona, 0-1. Ragusa, Macchitella Gela, 2-1. Nissa, Santa Croce, 2-1. Riposa, Illicata. Ecco, se il Biancavilla con 4 vittorie in testa con 12 punti, anche in questo girone D devo dire che la Nissa è ritornata in auge, no? Dopo sì, parecchi anni. Posti dove merita, diciamo, dai. Infatti, 12 punti ed è in testa, guardiamo la schermata e nel frattempo ci dà il quadro tecnico. Sì, è importante sottolineare che questa giornata è stata rinviata New Team Ragusa contro il Comiso per la scomparsa di Mister Borghese, a quale ci dispiace, la partita verrà diciamo recuperata il 6-10 del 2015, ovvero martedì prossimo. Facciamo vedere un attimo la schermata della classifica sì, nel frattempo del girone D del campionato di promozione. Nissa che sta facendo veramente benissimo, è una squadra che è molto organizzata anche tecnicamente, sta scavando già un solco tra le avversarie e poi dopo la Nissa ci sono tutte le altre squadre, c'è Ragusa, Santa Croce, Aragona e Marina di Ragusa. E scontro al vertice la prossima settimana, ci sarà il derby molto sentito a Ragusa tra Marina di Ragusa e Ragusa Calcio. Ai ai, adesso vediamo cosa ci dice Mister Giacchi. Credo proprio di Mister, sì. Mister, è scontro tra due realtà ragusane. Vabbè, diciamo che è un derby, però penso che il Ragusa sia qualitativamente superiore al Marina di Ragusa, anche se il risultato come derby può rimanere diciamo nel dubbio, ma considerato i valori tecnici delle due squadre penso che Ragusa abbia qualche cosa in più rispetto a in questo girone in però la Nissa fa paura. Allora credo, veramente la cosa che oggi mi sorprende è il risultato del Santa Croce sì, che ha perso. Sì, ha perso proprio a Nissa. Allora questo sta a dimostrare che la Nissa di Ferraro e compagnia bella può dire la sua. Può dire la sua, anche perché a Caltanissetta ci sono tre squadre di promozione, sì, però sicuramente mentre le altre due possono essere diciamo squadre che fanno calcio dilettantistico per lo spirito. Diciamo puro, che questa Nissa rappresenta la Nissa storica. Questa Nissa può essere invece quella che può riportare il calcio a Caltanissetta, ecco. Ma anche se credo che il Santa Croce, Santa Croce può dire la sua, la Maccara è molto interessante, l'ho vista giocare. Ho premesso che mi ha sorpreso. Infatti, la dimostrazione che la Nissa sarà sicuramente una brutta carta da pelare per tutti. Sì. Ci siamo, allora, il quadro è abbastanza completo girone D sotto questo punto di vista. Bene, allora a questo punto ti congediamo, il tuo debutto è andato bene, complimenti. Grazie. Sicuramente c'è da migliorare in tutto, sempre nella vita. Vabbè, questo è scontato, dai. Vogliamo ricordare l'appuntamento tuo non tanto radiofonico ma sul web, perché è importante, sul sì, blog. Domani alle ore 15 c'è la trasmissione Calcionate, parleremo del Calcio Catania, alle ore 15 su Globus Radio Station. Perfetto, che è una radio web. Esatto. Dove bisogna andare per beccarvi su globusmagazine.it. Se non dici questo come facciamo a trovarti nell'etere del che da vieni. Benissimo, grazie ad Antonio. A questo punto che facciamo? Mandiamo la pubblicità e sì, parleremo poi tra poco di prima categoria e di calcio a 5. Sì, Ettore, abbiamo un altro brevissimo break pubblicitario. Rimanete con Penalty.
Eccoci di nuovo, siete con Penalty, tutte le domeniche in diretta a partire dalle 19 con i risultati, le classifiche e i commenti del calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. E infatti arriva qui il nostro Alessio Patti, che come al solito ci darà un quadro quasi completo, perché come tutti ben sanno sono 8 i gironi del campionato di prima categoria, non è fattibile poterli seguire tutte e 8, ne seguiamo solo 4, li ricordiamo? Il girone A, il girone E, il girone F e il girone C. Ne approfitto per salutarti, Ettore, e salutare tutti i nostri telespettatori. Chiaramente, amici del Calcio 5, non scappate, perché poi sarà il turno anche del campionato di serie C1 e di C2, che noi di Penalty seguiamo con particolare interesse anche e soprattutto da quest'anno. Allora, parliamo subito del campionato di prima categoria, perché poi dopo voglio parlare con il presidente dello Scicli 2013, perché dice che è successo un po' di bagarra a fine partita. E ci faremo raccontare, ci faremo raccontare cosa è successo. Sperando però che non alimentiamo, perché noi dobbiamo mettere acqua, dobbiamo buttare acqua in queste cose. In queste cose assolutamente sì, Ettore. Allora, del girone A abbiamo subito un quadro completo con i risultati, insieme alla nostra Federica. Federico, devi essere velocissima. Certo che sì, Ettore. Benissimo, ok. Girone A del campionato di prima categoria. Atletico Ribera, Libertas Marsala 3-0. Balestrate, Città di Giuliana 4-1. Strasatti, 5 Torri Trapani 1-2. Nuova Sportiva del Golfo, Cianciana 0-2. Salemi, Atletico Trappeto 4-0. Real Unione, Fulgatore 0-4. Sciacca Campobello 3-2. Allora, una classifica che vede anche troppe squadre in testa, no? Questo girone trapanese palermitano. È chiaro, Ettore, che comunque dopo 2 giornate ancora la classifica sia corta per forza di cose. Parlavamo dello Sciacca la scorsa settimana, che si è confermato tra le mura amiche con il punteggio di 3-2 sul Campobello. Bene il Cianciana in trasferta, bene anche il 5 Torri Trapani piega lo Strasatti anch'esso in trasferta, e il Fulgatore che rifila ben 4 reti alla Real Unione. Quindi un girone che comunque si preannuncia abbastanza equilibrato. Attenzioniamo lo Sciacca, Ettore. Parlavamo lo Sciacca, perché lo Sciacca è sempre una grandissima realtà del calcio dilettantistico. Assolutamente sta sì. Sta soffrendo in questa prima categoria. Esatto, credo. Esatto. Comunque è una squadra che ha imparato a conoscere ben altri palcoscenici. È vero, è vero. Parliamo adesso del girone E con i risultati di questa seconda giornata. A te la parola, Federica. Atletico Francavilla, Città di Santa Venerina, 2-0. Calatabiano, Aci San Filippo, 4-2. Ciclope Bronte, Aci Platani, 4-1. Città di Aci Catena, Russo Sebastiano, 3-2. Giardini Naxos, Randazzo, 3-1. Real Adrano, Milo, 1-0. Robur Sant'Alessio 3-0. Io credo che ci siano due squadre importanti, che sono secondo me il Ciclope Bronte e soprattutto questo Calatabiano, sulla quale un po' tutti secondo me devono fare corsa. Sì, Ettore, secondo me questo è l'anno del Calatabiano, che dopo due anni consecutivi in cui ha fallito i playoff, credo che quest'anno sia chiamato a lottare per la vetta. Il Ciclope Bronte, hai detto bene, comunque è una squadra che nel proprio campo difficilmente lascerà punti alle altre squadre. Io aggiungo il Milo, che nonostante la sconfitta di oggi comunque di misura in una partita equilibratissima con Real Adrano, sicuramente lotterà per le prime posizioni.
Hai detto bene comunque sul Calatabiano, 4-2 sulla C San Filippo, che è tutto dire una squadra che segna tantissimo, il Calatabiano che continuerà su questa falsariga. Bene, mister Giacchi, il Bronte, insomma, anche lui ha una tradizione, il Calatabiano è da 2 anni che sta lottando, ma credo che questo sia un girone molto molto interessante, soprattutto perché ci sono tante squadre che sono mine vaganti, nel senso che magari perdono una domenica e poi vanno a vincere fuori casa la domenica successiva. Ha detto bene del Bronte, perché mi pare che ha da 2 anni con Orefice, con l'Orefice che ha fatto bene, sì. E lui continua a fare bene anche perché la società è ben organizzata, diciamo che punta anche a sono giocatori brontesi tra l'altro, cerca di andare avanti, sicuramente c'è anche una buona organizzazione, perché noi questo inverno abbiamo fatto un'amichevole con la rappresentativa regionale juniores e abbiamo visto che, a parte l'impianto, che bel campo, è un campo meraviglioso di Bronte, che è eccezionale, diciamo che è una società che mira, vuole arrivare in alto con una buona società. Poi sicuramente Catania è sempre un girone difficile, perché ci sono molti scontri diretti e diciamo che ogni partita è calda, chi l'avrà dura la vince, se ne parlerà fuori dal play. Benissimo, parliamo adesso del girone F, a te la parola Federico con i risultati di questa domenica. Caramineo, Megara, 3-3. Lineri Mister Bianco, D'Agata, 1-4. Militello Val di Catania, Motta Sant'Anastasia, 3-1. Real Picanello, Carlentini, 3-0. Real Tremestieri, Palagonia, 1-3. Sporting Priolo, Aquile Calatine, 2-0. Riposa la NBA, Mister Bianco. Allora, sono due le squadre catanesi in vetta, il D'Agata e il Real Picanello, che come abbiamo detto la settimana scorsa sarebbe il Città di Gravina. Due allenatori abbastanza diversi, no? Indelicato, storico del D'Agata, e un giovane Barbagallo del Real Picanello. Entusiasmo da entrambe le parti, che ne dici? A me questo Real Picanello, Ettore, piace. Il campo di Gravina non è un campo mai semplice. Anche perché non bisogna dimenticare, è un campo in terra battuta. Oggi molti campi ormai hanno l'erba sintetica e andare a giocare poi in un campo di terra battuta non è semplice contro ragazzi che invece ci si allenano più volte a settimana. Quindi io attenzionerei molto questo Real Picanello. Si ferma il Megara Augusta, ma si ferma contro il Caramineo, che oggi esordisce, ha solo un punto in classifica, ma una gara in meno da recuperare, contro il Lineri Mister Bianco, e un Caramineo che, Ettore, comunque vanta una buona qualità tra i propri uomini. Molti stranieri. Esatto, quindi vedremo anche qui, il campionato alla lunga mostrerà i propri valori, ma già io avevo detto che questo è l'anno del Megara Augusta. Comunque rimango di questa opinione, perché i megaresi da più tempo cercano il salto in promozione, che è sempre molto difficile. E adesso l'ultimo girone che trattiamo qui all'interno di Penalty, abbiamo tra l'altro l'ospite che ci potrà raccontare cosa è successo in questo derby tutto targato Scicli, i risultati della girone G. Federica. Modicanese Frigintini, 1-1. Primavera Acatese Floridia, 0-3. Pro Ragusa Calcio Vittoria, 1-1. Rinascita Netina Atletico Scicli, 0-1. Scicli 2013 per Scicli, 1-1. Sporting Eubea Città di Canicattini, 5-2. Riposa il Solarino. Abbiamo un terzetto in classifica con 6 punti, Atletico Scicli, una delle 3 squadre di Scicli, lo Sporting Eubea e il Floridia. Che ne pensi? Penso che lo Sporting Eubea poi sarà quella che alla lunga dirà la propria in questo campionato. La squadra del presidente Lo Greco ha comunque già l'anno scorso dimostrato di ambire, e ne ha ben donde, i vertici della classifica. Aspettiamo anche che ingrani
il Calcio Vittoria, che oggi ottiene il suo primo punto fuori casa in un campo mai semplice come quello del Pro Ragusa. 1-1 nel derby tra Percicli e Scicli 2013. Quello che è successo ci racconta il presidente ciò che è successo. Presidente, che è successo? Siamo molto curiosi. No, non è successo niente. Nulla. E questa è già una cosa buona. Nel senso che un derby è sempre sentito. Animato, certo. Poi far cose in una popolazione di 30.000 abitanti. Giustamente, squadre, si conosce tutto. Tre squadre, voglio dire, non è. Sì, ci si conosce tutto. È vero, è vero. Però la cosa che ti spiace, sta dicendo che non è successo nulla in campo. No, in campo non è successo niente. Questa già è una cosa importante. Nel senso che poi alla fine si è finita la partita. L'arbitro ha arbitrato, secondo me, male. Sono punti di vista, certo. E la cosa che dispiace invece a Scicli è che siamo senza campo sportivo. È vero, tre squadre tra l'altro. E dispiace il fatto che in un derby molto sentito, anche se poi le porte restano aperte, qualcuno entra, vuoi o non vuoi, e poteva essere un derby da 500 persone. E invece ce n'erano 50. E questo dispiace sia, diciamo, per quello che oggigiorno le società devono spendere, perché noi ci mettiamo al servizio, diciamo, di giovani, di ragazzi, considerando che la maggior parte dei giocatori sono scicletani. E quindi ci sono enormi sacrifici, perché non dimentichiamo che per fare un campionato di promozione, anche se lo fai non spendendo soldi, certo, ci vogliono sempre 20.000 euro. È vero. Se poi lo vuoi vincere ce ne vogliono almeno 50. Anche forse di più. Io le dico una cosa, circa 5 anni fa, con Giavatto presidente, abbiamo vinto il campionato di prima con Polino, Livia, Damiano Occhipinti in avanti, e abbiamo speso 60.000 euro. E sono tanti, E sono tanti. Quindi voglio dire, avere questo fatto del campo a Scicli penalizza non solo ma noi, anche le altre società soffrono, giustamente, non soltanto voi con Scicli 2013. Anche da un punto di vista, diciamo d'immagine, anche se uno vuole mettere uno striscione al campo, anche se ti vuole dare la domanda cattiva buono, gliela devo fare. Dica. Ma queste tre squadre, perché tre a Scicli? Poi già chi ci dirà anche la sua. Allora, io la vedo in un modo. Sì, in un non modo. Si litighi col microfono. No, la vedo in un modo ed è questo. Allora, nostalgia dello Scicli. Sì, è nato storico. Storico, quindi è nato tre anni fa lo Scicli 2013, ha vinto due campionati in due anni. Non c'è due senza tre. Sì. Poi c'è l'Atletico Scicli, che è diciamo la squadra del mio caro amico Peppe Rabito, e purtroppo questa squadra esiste ed è nata da una cosa cattiva che è successa. Vabbè, non se la racconti, è una cosa che purtroppo, no, cattiva nel senso che è una cosa che dispiace per il presidente Arrabbito, e quindi l'ha presa come una come tua. La sposa, come ho la capito, sposa. Ho capito. La terza, il Percicli, è la squadra invece che punta sul settore giovanile, ha un settore giovanile vasto e poi che si va a sfociare. Ognuno con una propria programmazione. Bene, dove vuole arrivare a questo punto lo Scicli, vuole vincere. Allora, io le dico, le dico una cosa, io 4 anni fa ho lasciato lo Scicli in promozione. Lo vuole riportare in promozione? Lo voglio riportare in promozione e poi vado via. Benissimo, grazie presidente. Tra poco la salutiamo. Una battuta veloce però anche con Mr. Giacchi, che conosce bene la realtà di Ragusa. Sappiamo benissimo che ci sono tante piccole realtà, doppie, triple, e questa è una cosa che secondo me non va. Come giustamente affermava anche il presidente dello Scicli 2013. Ma il calcio è fatto di passione, è fatto di campanilismo, è fatto di bandiere. E purtroppo è difficile metterle assieme. Ce la dobbiamo tenere, insomma, questa cosa. È difficile metterle assieme, perché il presidente ha parlato di anni fa. Anni fa, voi ricordate che c'era il Modico, il Vittorio, certo, Ragusa, certo, nei certo. Professionisti si parlava di comprensorio, ma chi lo fa il comprensorio e in quale campo si gioca? Soprattutto con quali allora il punto interrogativo è sempre questo. Rimane. Il calcio va fatto con la passione, con il campanilismo tipico dei paesi, certo, perché è questo che porta entusiasmo, piacere. E il calcio è seguito per questo. Benissimo, con questa bella affermazione sportiva di Mr. Giacchi
Noi chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di prima categoria, salutiamo il mister. Grazie. Per la sua squisitezza, però 30 secondi gliel'avevo già annunciato, mi deve fare un pensiero su Beppe Borgese, l'avevamo insomma inserito nella parte iniziale, sì. Poi ci ha raggiunto dopo in sì. trasmissione, 30 secondi su Beppe. Vabbè. Peppe Borgese è sicuramente una persona che ha fatto, intanto che capiva di calcio perché era un insegnante ISAF, ha fatto sempre di testa sua, non ha accettato mai compromessi con i dirigenti, ma ha fatto le sue scelte. Diciamo così, a mo' di battuta posso dire che magari cercava i giocatori belli e fatti e forse tralasciava i giovani da lanciare. Comunque ha avuto una splendida carriera, lunedì quando ho appreso della notizia sono rimasto scioccato perché due domeniche fa avevamo visto assieme Modica, Troina, tutte e due accanto parlando, e quindi, ho chiesto anche una cortesia da mandarmi via email, l'indomani mi è arrivata Nenè Borgese che è il figlio perché ha le mail, mi è arrivata la cosa. La notizia mi ha veramente sconvolto. Comunque, pace all'anima sua e certo, che riposa in pace. Ci guarderà dall'alto. Grazie al presidente anche dello Scicli 2013, Bartolo 25. Ci rivedremo presto perché insomma di Scicli parleremo tantissimo. Adesso Federica ci lancia l'ultima pubblicità e tra poco parleremo di calcio a 5. Sì, Ettore, abbiamo l'ultimissimo stacco pubblicitario. Mi raccomando, non cambiate canale, rimanete con Penalty. Stiamo raccogliendo tutti i selfie che ci sono arrivati in settimana e soprattutto insomma li incominceremo a vedere già dalla prossima perché è arrivato veramente di tutto, dobbiamo fare giustamente una doverosa selezione, quindi se volete continuate a mandarci i vostri selfie e li vedrete a partire sicuramente già dalla prossima settimana, basta mandarli attraverso un numero di cellulare oppure appunto il numero WhatsApp 336 920727. Diamo il benvenuto a due componenti del calcio a 5, abbiamo il presidente dell'Arcobaleno Ispica, Angelo Galifi, buonasera presidente, e anche l'allenatore dell'Arcobaleno Ispica, Fabio Lorefice, buonasera mister, come è andata? Sabato? Abbiamo vinto. E quindi ieri positiva, abbiamo... no? Sì, molto allora, positiva. Abbiamo degli ospiti contenti. Assolutamente. Sei contento? Anche sì. Perché adesso parliamo giustamente di calcio a 5. Subito con la Serie C1. Sì, Ettore, perché c'è stato l'esordio del campionato di Serie C1 che nella sua prima giornata ha visto non poche sorprese. Partiamo dalla vittoria della Peloritana per 3-1 sull'Assoporto Melilli con la doppietta di Piccolo e il gol di D'Urso. Una vittoria importante per i messinesi che incassano già 3 punti importanti in chiave salvezza contro una squadra candidata alla promozione. Vittoria
vittoria anche della Regalbuto sul Mascalucia per 6-3, che vendica quindi la sconfitta in Coppa Italia. La doppietta di Milio in apertura che chiude 2-0 il primo tempo taglia non poco le gambe agli etnei, che comunque dal 4-0 compiono una rimonta importante fino al 4-3 per poi sciogliersi subendo il 5 e il 6-3. Vediamo anche la schermata della classifica. Della classifica, sì, che comunque nella sua prima giornata vede le squadre vittoriose a 3 punti. I due pareggi tra Camarina United Capaci e Ennese e Cus Palermo, che sono le quattro squadre, ad un punto. Camarina United Capaci, appunto, in un pareggio all'ultimo respiro conquistato dai ragusani con San Mito, e il pareggio invece nello scontro salvezza tra Ennese e Cus Palermo in una gara comunque spettacolare. Da evidenziare anche la vittoria per 11-6 dell'Argirium sul Marsala Futsal, trascinato da Putrino, autore di una cinquina, e Saraniti, autore di un poker. La battuta però dobbiamo farla subito con il presidente, assolutamente, no? Perché? Perché questa C1 piace, insomma piacerebbe farla la prossima stagione, anche perché è una vetrina quasi, dico quasi nazionale, nel senso che la Serie C dà un bel molto una bella vetrina, molto pubblicizzata. Siete pronti a Ispica? Sì, sono stati pronti e siamo adesso pronti. Certo, un campionato è lungo, però voi... Appena iniziato nella maniera... È un piccolo passo per migliorarsi sempre di più, cioè, perché poi dopo l'appetito viene mangiato, poi c'è la C1, poi c'è la... Non andiamo troppo al di là, vediamo, stiamo con i piedi per terra e cerchiamo di fare bene questo campionato. Iniziare bene comunque fa tanto, È questo, abbiamo, Alessio, abbiamo iniziato bene. Continuiamo con la Serie C2 a questo punto, perché così poi avremo modo di parlare anche con il mister. Il presidente, sì, partiamo con il girone A, il girone che comprende le squadre palermitane e trapanesi, che vede una coppia in testa, la coppia formata da Real Parco e 091. I primi hanno vinto per 8-4 in casa contro il Villaurea, con complice una grande prestazione collettiva culminata con le doppiette di Abisso e Ventimiglia. Quindi Real Parco che conquista la vetta della classifica dopo la retrocessione dell'anno scorso, bene anche lo 091 che vince per 3-2 a Pantelleria. Si ferma appunto il Pantelleria e viene raggiunto dal Città di Marsala, dall'Atletico Palermo 2013 e dallo Sporting Club P5. Attenzione all'Atletico Palermo, unica squadra tra quelle a 6 punti con una gara in meno, perché nel girone A sono 15 le squadre e una riposa. Mentre invece nell'altro girone, quello di quello B di serie C2, c'è anche un po' di bagarre in destra. Bagarre al primo posto, ben 4 squadre a quota 7 punti, tra queste l'Acragas, la favorita per la vittoria finale nel girone B, e spugna il non semplice campo di Ramacca per 4-3 in una gara veramente equilibratissima. Complimenti alla squadra neopromossa che aveva vinto le prime due gare e tiene testa ai girgentini, comunque in una gara non semplice. Bene anche il Gersport che vince per 12-5 in trasferta, e per lo Sporting Soccer che vince 5-0 in casa. Nel girone C invece abbiamo Stella Rossa Santa Tecla, che ha insomma 9 punti. Questa è la dimostrazione che probabilmente potrebbe essere lei la squadra da battere in questo girone C. Sicuramente la Stella Rossa Santa Tecla da neopromossa sta dimostrando davvero un buon futsal, sta dimostrando di sapersela giocare con il coltello tra i denti fino all'ultimo. La vittoria per 4-3 sofferta contro il Night Club ne è la prova, ma la squadra da battere in questo girone è la Ciplatani 1970, la squadra di mister Stefano Bosco, che in porta può vantare Marcello Latino, ex portiere della nazionale, comunque elementi come Pagano, come Raciti, autore di una cinquina, e Capitan Tornatore, cugino di Seppi Tornatore, portiere del Corigliano. Comunque un organico veramente importante. Vince anche il Mortellito, che vorrebbe ricominciare da dove aveva finito 2 anni fa la promozione, poi seguita dalla mancata iscrizione al campionato di Serie C1. In Serie C2, nel girone D, qui abbiamo la capolista. Diamo subito il quadro: l'Arcobaleno Ispica è in vetta in classifica, però è in vetta col Città di Scicli e Villa Sbondo. Esatto. Vorrei
anche se fosse un po' troppo presto, sbilanciarmi e dire che saranno queste secondo me le tre squadre che si contenderanno la vittoria finale. L'outsider potrebbe essere il Città di Sortino, che con la sua squadra giovane potrebbe confermare il campionato dello scorso anno, ma i giovani dell'Arcobaleno Ispica hanno dimostrato di... Falla questa domanda al mister allora. Hanno Falla, giocato... perché lo so che l'hai preparata, questi giovani che stanno furoreggiando in questo girone D. Esatto, una squadra di 97-98, il tuo lavoro mister è encomiabile. Che dice il mister di questa cosa? Ma sono sorpreso. Non è rischioso anche un po'? Abbiamo rischiato lo scorso anno quando abbiamo preso la squadra allievi 97-98 e l'abbiamo fatta giocare in Giugno, però abbiamo preventivato anche la retrocessione che poi è venuta, però abbiamo fatto un lavoro di crescita che già peraltro io questi ragazzi li alleno dai giovanissimi, quindi sono questo è inizio il quinto anno. Conosci vita, morte e miracoli. Sì, ho avuto la fortuna di trovare dei ragazzi splendidi, che il gruppo è rimasto compatto in questi anni, che capiscono, non si demoralizzano di fronte a una sconfitta, hanno affrontato con entusiasmo lo scorso anno, è stato un anno bellissimo, quindi al di là della retrocessione si è cementato il gruppo, si è lavorato bene e i risultati stanno arrivando. Anche perché la società credo che insomma si sta affidando, no, di questo progetto, presidente, cioè il fatto di puntare tutto sui giovani, su questa classe 97 è un po' rischioso, però se riesce fate bingo. Ci abbiamo creduto da subito, appena ho accolto l'invito di Fabio ho creduto subito nei giovani e in Fabio, che è il cuore e la mente di questi ragazzi. Questo vuol dire che sicuramente il vostro settore giovanile, qui me lo confermerà anche Alessio, è sicuramente una fucina, no? Perché riuscire a trovare un allenatore che porta quasi dai giovanissimi alla Serie C2 un gruppo vuol dire programmazione, e quando c'è programmazione... Ettore, io circa 3-4 settimane fa scambiavo quattro chiacchiere con mister Fabio Lorefice e gli dicevo che questa squadra avrebbe fatto un gran campionato, avrebbe lottato per i vertici della classifica. Lui mi diceva che era fiducioso del lavoro che aveva fatto, ma che chiaramente comunque una squadra di giovani, sempre magari un po' l'esperienza non aiuta, la poca esperienza. Il campionato sta dando ragione a me queste prime tre giornate. Io volevo fare un appunto, un personaggio illustre due anni fa qui a Penalty ha parlato di Juventus e Catania, sì. La Juventus campione d'Italia, il Catania che era retrocesso, e ha detto che se Conte avesse allenato il Catania e Pellegrino avesse allenato la Juventus il risultato non sarebbe cambiato. Io non sono d'accordo, la figura dell'allenatore è una figura fondamentale, certo. E mister Fabio Lorefice ne è la prova, ha trascinato un gruppo, ma questo gruppo non avrebbe dato quello che sta dando in questo momento se non avesse avuto un'educazione e un sistema di gioco che solo lui sta dando. Devo salutare il presidente dell'Arcobaleno Ispica, sperando e promessa solenne di averlo con più tempo all'interno di Penalty. Purtroppo oggi la trasmissione l'invito già subito in diretta, stesso discorso con il mister, magari tra qualche settimana con ulteriore punteggio in classifica. Quindi un ringraziamento particolare al presidente dell'Arcobaleno Ispica Angelo Galifi e al mister Fabio Lorefice. In bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi. Grazie Alessio, lo so che mi guardi sempre disperato che ti faccio muovere, però purtroppo veramente oggi abbiamo un po' rotto gli argini, e questa è una cosa brutta perché bisogna sempre stare dentro gli argini. Vabbè, vuol dire che comunque parliamo tanto, certo, di calcio appena, c'è tanto materiale. Saluto tutti coloro che ci ascoltano. Ettore, saluto te e la nostra bella Federica. Grazie, io vi avvicino a Federica subito per salutarla, ringraziarla per questa bella presenza. Grazie. Ritornerei prestissimo a Penalty, certo, a novembre, perché ci sono tante novità. Certo che salutiamo Jenny che ritornerà appunto la settimana prossima. E prima di chiudere 20 secondi anche meno, perché voglio ricordare un appuntamento che si svolgerà sabato 24 ottobre a Palermo presso il Teatro Golden in via Terrazanta 60, una serata in beneficenza con l'incasso devoluto ai frati minori cappuccini di Palermo. L'orchestra di Livio Florulli con le voci soliste di Fabrizio Corona e Valeria Vitrano sulle musiche di Disney. E voglio ringraziare anche per questa segnalazione la duchessa Chiara Fici d'Amalfi. Detto ciò, mi congedo da voi, ringrazio la regia di Modica, ringrazio
ringrazio tutti i collaboratori, Giuseppe Signorino, Alessandro Fragalà, Achille Teghini e naturalmente tutto lo staff tecnico per questa ennesima puntata di Penalty. Ci vedremo la prossima settimana. Arrivederci a tutti.